E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XLG01 e oggi siamo al quinto episodio di Pokémon Nero, ragazzi. Andiamo subito. Eccoci qua, ragazzi, eravamo rimasti qua che abbiamo battuto Aloe, la capopalestra, quindi torniamo indietro. Che ora c'è il Team Plasma che rompe il cazzo. Ecco, già si sente la musica, ecco. Ehi voi, che combinate? Giù le mani. Attenzione. Oh, ma guarda chi c'è! Il capopalestra ci spiace, muore il teschio del drago è nostro. Ci serve per ridare la libertà ai Pokémon. Lo rubiamo da sotto il naso, così capirai che non scherziamo. Ed ora fumogeni! Plasma, plasma, plasma! Oh no, ragazzi! Merda. Merda, ragazzi. Ma come? Cosa? Dovevamo inseguirli? Ragazzi, andiamo, 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 andiamo. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ehi, Aloe, allora hai trovato qualche bel fossile? Perché ti manca l'ispirazione? Ricky, a vederlo non si direbbe, ma questo è Artemisio, il capolestra di Austropoli. Sono qui solo di passaggio, sembrate in difficoltà. Cos'è successo? Cos'è successo? Qualcuno ha rubato uno dei nostri pezzi. Oh, bello. E Ricky, che succede? Che ci fa tutta questa gente? Oh, anche Comor. Ricky, c'è qualche problema per caso? Che c'è? Che sono questi due? Sono amici tuoi? Piacere, Belle e Comor. Siete anche voi gli allenatori, vedo. Bene, bando alle ciance. Dividiamoci, vado da questa parte. Comor e Belle, voi due restate qui al museo. Artemisio e Ricky, voi andate al bosco girandola. Artemisio, tu gli farei da guida. Ok, forza, non indugiate oltre. Bosco girandola, ragazzi. Vado di essere lì, che è giusto. Quindi ci partiamo, andiamo a stanare questi ladri. Aspetta, Ricky, tieni, porta questo con te. Mi ha dato Zania, si chiama Ricerca Strumenti. E questo, ragazzi, è molto fondamentale. Perfetto. Ricerca Strumenti è un congegno utilissimo in grado di segnalare la presenza di strumenti nascosti. Incredibile. Quindi devo solo stare qui a fare la guardia al museo, vero? Ah, anch'io. Perfetto, ragazzi. Allora, vai, ricerca strumentiera. Dobbiamo fare così. Assegno. Ok, poi era così. Ok. Perfetto, ragazzi. Ricerca strumenti utilissimo, secondo me. Qua intanto curiamo i Pokémon, ragazzuoli. Vai, andiamo, 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 let's go. Allora, andiamo al bosco girando. Ma qua c'è qualcosa, eh? Ok, qui c'è qualcosa. Ultra Ball, attenzione. Vedete, ricerca strumenti, ragazzi? Vedete? Vedete? Oh, un altro qui sotto, mi sa. Oddio, mi sta facendo impazzire. Allora, forse qui, eh? Attenzione. Super pozione, ragazzi. Ricerca strumenti è molto utile alla fine, se ci pensate. Va bene, allora. Quello sotto ignoriamolo perché. Allora, io direi di. Ok. Combattiamo contro questi, penso. È nato in viaggio, devo pigliare sufficiente di Pokémon. Dire una cosa. Ah, no, ok, non combatte. Oh, spacca roccia, ragazzi. È l'MT, non è MN, spacca roccia qui. Ok. Va bene. Da questo punto inizia il bosco girandola. Se ci sono. Se sono rifugiati da queste parti sarà difficile trovarli. Ok, ragazzi, combattiamo un po' con tutti. Non è vero, scherzavo. Ok. Questa nemmeno combatte. Qui c'è una Pokéball etere, ragazzi, molto easy. Allora. Ah no, ok, questa si combatte. Ok, perfetto. Ok, valoroso allenatore. Ok, lei ci cura, ragazzi. Ci cura, perfetto. Perfetto, lei ci cura. Guarda quanti. Faccio tutti, ragazzi. Faccio proprio hardfly tutti. Ragazzi, comunque questa qui si chiamava Saretta. Ed è una bimba. La mia bimba Sara. Beh, commettiamo un po' con tutti, ragazzi. Proprio nel chill. Ginetto bimbo. Ok, molto easy, ragazzi. Mega Ball. Non so se lo strumento si trova qui, no, dall'altra parte lo strumento, ok.
Ok, combattiamo poco tutti, ragazzi. Ma prendiamo questa Pokéball che è antidoto. Ok, ragazzi, sto facendo tutti gli allenatori nel mentre. Ragazzi, ho trovato il mio quarto Pokémon per la squad. Incredibile. Vediamo se lo catturo, ragazzi. Perfetto, signori, Timpole. Qui, ragazzi. Se lo hanno per Timpole, scegliamolo al volo. Perfetto, ragazzi. Scelto il soprannome. Frog. Allora, attacco speciale 20. Attenzione. Attacco 18, difesa 15, 17, difesa speciale, 19 velocità. Ruggito, supersono, coro, bularaggio. Ah, intanto direi di mettere bularaggio per primo. Buono, ragazzi, buono. Non è male, non è male. Curiamo un po' i Pokémon, ragazzuoli. Con super pozione. Ok. Purtroppo Violet mi è morto, ragazzi. Purtroppo. Qua c'era una Pokéball, penso. Ah, dove... no. Ok, po'. Vedete, ragazzi. Ma quanto è bello ricerca strumenti, zio Pera, raga. Dai, combattiamo con tutti, ragazzi. Ok. Una Pokéball qui. Ball, attenzione. E qua c'è qualcosa. Guarda, vediamo quanta roba ci sta. Antidoto, bene. Oh, c'è l'erba alta qui, attenzione. Lotta in doppio, ragazzi, mi sa, Beat of the Time Ball, ok. Ok. Allora, qui dentro il puzzetto d'acqua tipo mini fungo, ragazzi, attenzione. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Entriamo nel bosco girandolo, vero? Come eccolo qui, Artemisio. Dunque, per attraversare il bosco girandolo ci sono due modi: prendere la strada diritta o seguire quella inoltre nel bosco. Io seguo quei tipi procedendo la strada dritta, anche se mi troverò lungo il tragitto gli bloccherò l'uscita. Tu invece passa di qua, accertati che non siano nascosti dentro il bosco. La strada, anche se piena di allenatori, non è complicata, segui il cammino e non lo sbaglierai. Coraggio, diamoci da fare per Aloe. Va bene. Lotta in doppio, subito, ragazzi. Attenzione. Andiamo, andiamo. Let's go, si vola. Mei e mai. Due Sigwedol, ragazzi, molto easy. Ma io direi di mettere Pokémon Dracula e con lui Nidrocarica, uno dei due. Frog è molto interessante, secondo me, come Pokémon, sinceramente parlando, ragazzi. Ok, Nidrocarica, Sigwedol, ragazzi. Addio Kikkoderiso. Addio Kikkoderiso. Ok. Foglie lama. Ho fatto bene, ragazzi, a cambiare Pokémon. Perfetto. Raffica. E Nidrocarica. E si gode, ragazzi, e si gode. Easy win contro sti due. Andiamo avanti. Ok, esperienza a tutti. Frog livello 15. 23 di velocità, Frog, ragazzi. È molta, molta velocità. Ok, ecco qui il Team Plasma. Sei proprio insistente, ti do subito una lezione così vediamo se ti passa la voglia di seguirci. Sì, capo, ti rompo il sederino, fratello! Ti rompo il sederino! Sandile. Sandile, signori. Vai, Frog, è il tuo momento di farti valere. Ok, vai con Bolaraggio, Frog. Attacca Lite. Ok. Bularaggio. Che è super efficace. E shottato male, signori. Shottato male. Attenzione. Bravo Frog. Anzi, brava perché è femmina alla fine. Ok. Ecco un altro Team Plasma. Stai cercando qualcosa? Sì. Voglio distruggere il Team Plasma, ragazzi. Oh yeah.
Andiamo. Purloin. Va bene. Ma io direi di cambiare Pokémon. Pyro. Sberletese. Ah, cazzo, inseguimento. Merda. Inseguimento è brutto, ragazzi, che attacca prima di cambiare Pokémon, eh. Va bene. Sberletese. Che dovrebbe essere per 4, ragazzi, Sberletese. Cioè, tipo lotta, giusto? Ditemelo nei commenti, casomai, ragazzi. Ok. Ok, qua sotto intanto c'è qualcosa. Ci sono anche degli strumenti da prendere qui dentro, ragazzi. Super pozione. Ok, è qui l'oggetto. Mini fungo, bene. Ma i mini funghi che cazzo servono, ragazzi? Vi ricordate voi? Qua c'era pure un altro oggetto, aspettate. Ok, gran radice. Cosa servono questi strumenti, ragazzuoli? Cosa servono? Cosa servono? Oh, Vinipide, ragazzi, io catturo sempre tutti, quindi catturiamolo. Ok, catturato Vinipide anche, e va nel box, ragazzi. Qui, dentro al bosco, che si può trovare, ragazzi? Ovviamente se salto qualche Pokémon, ditemelo, ragazzi, eh. Mi vado a catturare poi, off camera, tutto di più. Oh, Sewaddle, vai, si cattura anche questo. Perfetto, ragazzi, catturato anche Sewaddle, o Sewaddle. Gran cucito. Che carino, ragazzi. Non mi ricordo chi diventano, ragazzi, sinceramente. Oh, Venipede diventa Scolipede. Ma lui non me lo ricordo, eh. Io direi di andarci a curare un attimo, ragazzi. Ok. Andiamo con questo, ragazzi. Allora, Frog vuole imparare colpo di fango, ragazzi. E toglierei Ruggito. Attenzione. Perfetto. Oh, grazie per la bacca stagna, zio Pera. Allora, vediamo un po' qua. Qua non c'è niente, ragazzi. Oh, si cattura anche lui, ragazzuoli. Ragazzi, se non sbaglio, nello scorso episodio c'era una signorina che voleva Cotton a posto di Petilil. Ma se casomai gli facciamo lo scambio, faccio dire anche lo scambio, casomai. Dai, dai, ci sta, ragazzi. Poi lo facciamo, poi lo facciamo. Un altro Pokémon. Ok, andiamo avanti. Qua un altro allenatore. Ok, fatto anche questo, ragazzuoli. E qui c'è una Pokéball. Oddio, ma ti ho il corpo, raga! Porca zozza, mi sono cagato in mano! Che opera di questo qua, Ranger? Ok, Pansage. Madonna, ragazzi, madonna. Madonna santa. Mi sono proprio cagato in mano, vi giuro. Allora, mettiamo Pyro. Sto allenando un po' tutti anche in questo bosco, ragazzi, comunque. Ok, pararsi insieme, va benissimo. Beh, noi usiamo Nitro Carica ora. Oh, 12 di vita, ragazzi, attenzione. Pyro sta per morire, ora lo dopo lo curo. Ok, Pansage è andato. Perfetto, 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 signori, perfetto. Frog livello 17, attenzione. Ok. Ok, mi ha dato Bacca Stagna ancora, ancora, ancora con Bacca Stagna, signori. Ok, grazie, Dicco. Antidoto, signori. Io direi di curarci un attimo. Super pozione per Pyro, ragazzi. E basta. Io ho Venipede di squadra perché l'avevo catturato, no, vi ricordate? Allora, qua che c'è? Oh madonna, zio Pera, oh! Sti ranger del cazzo! Ok ragazzi, mi ha dato bacca pesca, però devo curare i Pokémon, quindi devo tornare indietro perché mi ha quasi uccisi tutti. Eccoci qua ragazzi. Allora. Mini fungo. Ancora non ho capito che cazzo servono i mini fungo. Oh, un altro hit in plasma, attenzione. Ancora tu, pensavo di simulare, fermerò per consentire ai miei compagni di fuggire. Sì, due volte, fratello. Due volte, fratello. Andiamo, andiamo, ragazzi. Pam, pam, pam. Patrat, ragazzi.
Vai, frog. Io direi di mettere Pyro, però, sapete? Direi proprio di mettere Pyro, ragazzi. Ok. Turbo Sabbia, ci ho fatto, va bene. Spero che be sberledese attacchi, ragazzi. Vai, Pyro! Bravo! Uno e due. E KO per Patrat, signori. Ok, Frog livello 18. Oh, sta salendo tantissimo quel Frog, comunque. Ok. Andiamo a raggiungere i coglionazzi, ragazzi. Qua c'è una Pokéball. Antiparalisi. Qua, oh, qua sotto c'è qualche Ranger, già lo so. Ok, eccolo. Beh, sconfiggiamolo. Ok, ucciso molto facilmente, ragazzi, con Frog. Era Panzer. Molto easy. Ok, grazie. Bacca pesca. Oh, i Ranger comunque danno un pochino di robe, se devo essere sincero. Qua sotto che ci sta? Vediamo un po'. Cotone. Ok. Oh, l'acerboso, ragazzi. Attenzione. Attenzione. Comunque i selvatici rompono già il cazzo, ragazzi, se devo essere sincero. Ok, andiamo avanti. Attenzione. Che succede? Ci sta inseguendo? Hai già battuto i miei compagni, ma se puzzi ancora di latte, allora ti fermerò io. Oh. Senti. Forse il tuo capo puzza di latte, hai capito? Oh. Testa di cazzo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua che ora ti rompo il pisellino, ti rompo. Vieni qua. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Non me le ricordavo così aggressive le regole del Team Plasma, eh. È una cosa molto incredibile, eh. Non va bene, non va bene. Chiusa morso. Va bene. Vai con sberletese, signori. Oh, pazienza, attenzione. Forse non ce la fai, forse non ce la fai. Forse muori con anche un colpo, infatti. Lo stavo per dire, ragazzi. È successo così, mi dispiace. Sandile, io direi di metterci Frog. Vai, signor Frog. Credo in te, capo. Prepotenza di Sandile, ragazzi. Va bene. Vai con bolla raggio. Mamma mia, ha shottato il signore. Vai. E Patrat. E rimettiamo Pyro. Qua nel bosco, ragazzi, stanno giocando soltanto loro due e Wubat. Purloin purtroppo non sta facendo nulla in questo bosco. Però ci sta. Vai con sberletese. E addio Patrat, ragazzi. E addio Team Plasma. Che replica più che altro. O se guace là, come vogliamo chiamarlo, ragazzi. Ho capito, ho capito. Ti restituisco il teschio. Ecco qua. Teschio preso. Bene, ragazzi. E così non potremo realizzare né i nostri desideri né quelli del sovrano. Elio si chiama. Ok, non temete. La fedeltà che avete giurato al sovrano vi fa onore. Eccellenza, sono mortificato. Ci hanno sottratto il teschio dopo tutta la fatica fatta per rubarlo. Non importa, lasciamo stare il teschio del drago. Dalle nostre ricerche risulta che non c'entra niente con il pomo leggendario che stiamo cercando. Ma non dimentichiamoci che abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà. Dobbiamo fare in modo che in futuro nessuno possa più metterci i bastoni tra le ruote. Artemisio, ecco qui. Ah, sono arrivato al momento giusto. I pomo ancora altro erano agitati e così ho capito che stava accadendo qualcosa. Sei venuto a consolare i due compari che ho appena abbattuto? Ricky Artemisio, non ho trovato niente perquisendo quegli altri mascalzoni. E questo chi è il loro capo? Io sono uno dei sette saggi e faccio parte del Team Plasma. Gekis usa le parole per predicare la liberazione dei Pokémon. Noi altri saggi passiamo all'azione dando ordine ai nostri uomini di impossessarsi dei Pokémon con la forza. Una posizione scomoda la nostra. Ma chi vedo qui? Artemisio, esperto di Pokémon Coleottero e Aloe, specializzazione in quelli di tipo normale. Conosci te stesso e il tuo nemico e non avrai timore di affrontare 100 lotte. Così dice il proverbio. Per ora reputo preferibile la ritirata. Ma badate bene, il nostro obiettivo è sottrarre i Pokémon agli allenatori per poterli liberare. Però a me non mi conosce. A me non mi conosce, ragazzi, eh. Attenzione. Non tollereremo altre ingerenze neanche da parte di Capo Palestra. Prima o poi vi occuperò anche di voi. Aspetterò impazientemente al momento giusto.
Impaziente al momento giusto. Attenzione, ragazzi. Un tipo che non perde tempo. Che facciamo, Artemis? Lo inseguiamo? Meglio di no. Abbiamo regolato il teschio e questo per ora può bastare. Se mettiamo troppo alle strette, chissà cosa saranno capaci di fare. Bene, Aloe, io vado. Ciao pure a te, ti aspetto ad Austropoli, nella mia palestra. Non vedo l'ora di accettare la tua sfida. Attenzione, ragazzi, attenzione. Guarda, Ricky, ce l'hai tu il teschio del drago che avevi recuperato, vero? Consegnalo il teschio. Ricky, grazie davvero, sei molto gentile. La tua squadra di Pokémon è sicuramente molto felice insieme a te. Tieni. Oh, pietra lunare? Ragazzi, con la pietra lunare chi si può far evolvere qui in Pokémon nero? Per favore, ditemi perché io non me lo ricordo. La pietra lunare permette di far evolvere alcuni Pokémon. Beh, io ora vado a riportare il teschio al museo. A presto. Ciao, Aloe, è stato un piacere. Ma ragazzi, spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Io lascio, rimango qua, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto questo quinto episodio di Pokémon Nero, ragazzi. Ditemi sempre se la copertina vi piacciono. Lasciate like, commentate il video e ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao bellissimi!